telefono e vado sul genere. Però è effettivamente un momento molto complicato. Io ci tenevo a venire perché voi siete una platea difficile, un contesto molto complicato. È giusto cominciare a sentire la presenza anche delle sue, anche rispetto a tante storie che sono passate in questi anni. C'è un gruppo dirigente del partito che si sta andando a fare per cominciare a sostituire una proposta che è assolutamente di visibilità per questo territorio, che serve sicuramente, ed è una cosa particolarmente importante, cercare di dare un senso a chi vive qui, per comunicare questo riguarda l'amministrazione comunale. Io sono sicuro peraltro che questa è una strada importante e significativa, anche perché il fatto che il direttore scolastico metta a disposizione questa sala per ragionare su questo terreno ci dà anche il segno del fatto che è un progetto vero, perché altrimenti non ci sarebbe stata questo tipo di disponibilità. La credibilità viene anche dalle persone che dimostrano concretamente con la loro faccia che credono in qualche cosa. Va bene, quindi comunicano il direttore della disponibilità istituzionale di questo luogo e anche delle parole che ha speso. Detto questo, è evidente che io sono l'assessore al lavoro e alla formazione della Regione Campania, e vi devo dire che scherzosamente ogni tanto dico che sono l'assessore alla disoccupazione, perché il disastro che noi abbiamo preso in questa regione è enorme. I ritardi che su questo terreno ci sono straordinari. C'è tanta gente che o perché è precario, o perché non ha avuto un lavoro, perché l'ha perso e non riesce a trovare, o perché non c'è mai riuscito ad arrivare al lavoro, vive in una condizione di assoluto degrado, in una situazione di difficoltà, in una situazione nella quale è difficile coltivare quelli che sono, secondo me, gli elementari bisogni di vita, per sposarsi, per una famiglia, per una casa. Tutto questo è messo in discussione da una situazione come questa, nella quale voi lo sapete molto meglio di me, a parte il fatto di mettere il piatto al tavolo, c'è un problema comunque anche di doversi appoggiare sulla propria famiglia, sui propri parenti, su chi è un po' più fortunato. Tutto questo evidentemente è il segno di qualcosa che non funziona, un sistema che non va. Allora è chiaro che io non ho la bacchetta magica. Queste cose non si risolvono in un giorno, queste cose, questo mi ha detto perché troppa gente, troppe volte si sono dette sciocchezze in questa regione, troppa gente è stata ingannata con delle promesse che non potevano reggere. Perché poi alla fine bisogna avere la coscienza, bisogna poter mettere la testa sul cuscino, secondo me. La fine è la cosa più importante. Noi possiamo cominciare a cambiare le cose poco per poco. Non è che possiamo trovare il lavoro per tutti insieme. E bisogna anche cominciare a capire che bisogna fare le cose che si possono fare, quelle che hanno una qualche possibilità concreta di essere realizzate. Qualcosa la stiamo cominciando a fare. Noi abbiamo fatto un piano che si chiama Campania al Lavoro. È la prima volta che in Campania si fa una cosa di questo genere, perché finora si sono fatte solo intenzioni che lasciavano un po' il tempo, promettendo più che altro posti pubblici, cose che poi capitava, regalini, corsi di formazione, cose che praticamente finiscono all'improvviso, come stavi, così ti ritrovi, senza aver potuto veramente cominciare a campare. Questa cosa invece comincia a funzionare. Naturalmente si tratta per ora di impiego privato, ma è inutile chiacchierarsi. In questo momento realmente le condizioni di impiego pubblico con il disastro che hanno combinato, francamente, nel breve, c'è poco da poter pensare che si possa immediatamente cambiare l'altro. Evidentemente ci vorrà del tempo per recuperare la possibilità di occupazione della pubblica amministrazione reale. La persona in più, spazi e soldi che sono di meno, evidentemente ci vuole una cosa. Però nel privato ci sono possibilità, nel rapporto tra pubblico e privato ci sono delle possibilità e ci sono delle strade. Campagna del Lavoro, questo piano che abbiamo fatto, è partito a fine febbraio per alcune misure che riguardano in particolare donne, giovani, disoccupati, e abbiamo dei numeri che sono interessanti perché hanno trovato già lavoro più di 1.200 persone, più di 1.200 che hanno risposto. Il che significa che ci sono gli spazi, anche in un momento di grande crisi economica della regione, dell'Italia, di una parte non significativa del mondo. Però è evidente anche che ci vuole un po' di tempo, ma è la strada giusta. Incentivare le aziende perché assumono, rendergli la strada più facile, in cambio però non dei soliti corsi o delle occasioni così, ma in cambio di lavoro vero. Lo scambio che noi stiamo facendo è che se le aziende vogliono l'incentivo devono dare un contratto di lavoro vero, quello che si paga per i contributi, in questo caso non si pagano per alcuni anni, però che comunque sono brevissimi i contributi, quello in cui tu paghi i soldi che stanno nella busta paga, in cui il lavoro vero, applichi il contratto collettivo, cioè crei quelle condizioni minime con le quali si costruisce una comunità che funziona, con le quali garantisce alle persone, anche in campagna, di avere una famiglia, di avere una vita dignitosa senza dover
tendere una mano per avere quello che altrove è normale. Ed è questo lo sforzo più grande che noi possiamo fare. Per quanto riguarda i lavoratori socialmente utili della Regione Campania, che è un'altra partita particolarmente grave perché viene da anni di chiacchiere, di sciocchezze, promesse a vacanze, l'ultimo imbroglio l'hanno fatta all'inizio del 2010, raccontando una favoletta che non si poteva fare perché lo stesso giorno che hanno firmato quella delibera con la quale dicevano quella cosa, sapevano già che quella delibera era contraria alla legge, perché quando si sfora il debito complessivo, che luce i soldi che la regione può spendere in un anno, tutto quello che va fuori non si può fare. Anche l'Aspi, anche l'Aspi è la stessa situazione, un dramma fatto sulle spalle della gente per motivi elettorali. Questa è purtroppo la verità. Hanno promesso le cose che sapevano di non mantenere, hanno messo un per l'Aspi qualcuno a scaricare quando poi in realtà finirà fuori, perché la legge lo prevede, un dramma serio fatto sulle spalle della gente, fatto diciamo così, con grande superficialità della libertà. La cosa è drammatica perché paradossalmente noi invece per gli LSU, io ho fatto un accordo col governo nazionale, abbiamo anche le risorse per trovare una forma di stabilizzazione degli LSU. Solo che abbiamo questi soldi, la verità è che non si potevano realmente usare per come si è pensato di usare. Questi soldi vanno usati per trovare un'occasione, ma vanno usati nella prospettiva di individuare un possibile percorso. I percorsi sono quelli di coinvolgere altri soggetti per trovare una collocazione definitiva a questi lavoratori. Una collocazione definitiva passa con un bando in cui chiediamo alle imprese pubbliche o private, ma soggetti che hanno contratti di lavoro, la disponibilità a fare contratti, e diamo l'incentivo in questo senso. L'incentivo condizionato però non da un programma di ore tante, ma condizionato veramente ad avere un contratto di lavoro vero. Su questo stiamo già lavorando. Io credo che nell'arco di un po' di tempo faremo anche un bando col quale dovremo risolvere questa questione, e sarà una cosa importante, sarà una cosa fatta sul territorio insieme ai comuni, a partire da questo comune che ha un numero significativo di LSU, perché quei soldi stanno sul tappeto. Se non li possiamo usare per Regione Campania perché ci sono tutti questi problemi, li dobbiamo usare per comunque trasformare un progetto, una precarietà da poche centinaia di euro al mese in un lavoro vero, con incentivi significativi, perché noi immaginiamo di mettere a disposizione 20.000 euro per ciascun lavoratore, con qua possiamo fare un patto vero attraverso l'amministrazione comunale, e per questo dobbiamo dare forza a questo progetto elettorale per fare in modo tale che si possa raggiungere questo tipo di intesa. Il cammino è già avviato, ci sono altre strade da raggiungere perché non dobbiamo stare fermi, perché c'è la possibilità di far incentivare l'esodo per quelli che sono vicini alla pensione, per quelli che comunque siamo una condizione diversa. Anche su questo banco faremo un'altra misura apposta, perché anche qui è inutile tenere la gente appesa in condizioni di precarietà, con quei soldi possono avere una giornata, possono aiutare la famiglia, possono aiutare le feste, e aiutare loro aiutando noi. Che vero sforzo che fa, può cambiare la regione. La terza cosa che faremo, abbiamo firmato una convenzione all'interno della giustizia per capire, questo mantiene l'orbita degli LSU, ma l'intesa è quella di fare una cosa per aumentare il numero di voti. Se non cambia lo status, cioè la condizione di LSU, perlomeno cambia l'orario. Questo è l'impegno che abbiamo avviato nei discorsi, perché la gente con quei soldi non può cambiare, deve dire cose con il tasso. E allora se ci riusciamo con l'intesa con un'altra amministrazione a fare questo ragionamento di aumentare il monte di ore, poi andiamo avanti anche in questa cosa. Io credo di tutte le cose che stanno, gli amici mi hanno spiegato terreno il motivo di questo conto, perché poi potremo verificare insieme quello che faremo concretamente. L'obiettivo è questo, sicuramente nel 2011 queste cose partirà punte 3. Potrete verificare coi fatti che la politica si può anche tradurre in risultati, sapendo che questa è una cosa molto importante, che miracoli non se ne fanno, però cose concrete si possono fare, che guardano le persone realmente, che danno delle risposte a me, e questo è l'impegno che io mi assumo, quello di fare delle cose che poi possono essere verificate, soprattutto evitando tutto quello che è successo sempre, comunque purtroppo è che cioè si dicono delle cose che però non si l'obiettivo vero è mantenere, sono qua a dire questo. Per il resto,
dateci forza se volete, sono persone serie che ci mettono la faccia, secondo me la cosa importante, perché se lo studio loro ovviamente volevano fare legge con un loro rappresentante nel consesso comunale, proprio per avere un interlocutore loro, questo lavoratore loro, in modo tale che non si più forza data a questa persona. Se siamo 10 persone, cari amici, non andremo da nessuna parte. Se siamo 100 persone, qualcuno non è di questo comune, però ha il parente, ha la sorella, ha l'amico a cui può ricorrere. Se a questo vostro rappresentante voi date forza e lo fate dentro, voi avete un punto di riferimento per cui ve la potete prendere con qualcuno e dire: senti amico mio, io ti ho sostenuto, ma vogliamo portare a termine questi discorsi, vogliamo realizzare questi progetti, se no sono soltanto chiacchiere. Allora ci rappresenta sempre un piccolo bambino che voi non conoscete, chiaro? Per cui vi dovete affidare a questa persona, che il quale può anche dire: signori mio, ho avuto i miei fatti, arrivederci. Questo me lo dico proprio per essere chiaro, chiaro, papà e papà. Scusate, assessore, se mi permetto, no, ecco di dire le cose. Io devo dire quattro parole, devo dire questa è la situazione, questo è il tempo. Io sono convinto che questo sia fare qualcosa. Chi mi conosce, chi mi incontra, sa che io non ho detto nulla di diverso in questo tempo.